Oggi vita da vegano, questo è il nostro tema. Com'è questa vita? Innanzitutto cerchiamo di capire di che cosa si tratta, di cosa stiamo parlando. I vegani nell'ultimo anno sono saliti dall'1 al 3%, praticamente quasi 2 milioni di persone. Così l'Istat ha finito per mettere nel paniere per misurare l'inflazione anche il cibo vegano. Nel 2016 il mercato dei prodotti alimentari vegani è cresciuto tanto, con alcune categorie che sono cresciute quasi del 40%. Si tratta di risultati molto importanti, soprattutto in un contesto di generale contrazione della spesa alimentare. In particolare si mangia meno carne, il cui consumo ha segnato quest'anno un meno 5,8%. E a dire quanto il mercato vegetariano e vegano sia importante sono proprio le industrie. Basti pensare che industrie che storicamente producevano latte, uova, pollame, stanno proponendo prodotti 100% vegetali in sostituzione dei prodotti che tradizionalmente producevano. Crescono anche i ristoranti vegetariani, crescono i bar e le pasticcerie vegane. Persino i supermercati tradizionali hanno corsie dedicate ai nuovi clienti.